con Salvatore Bagni, vecchia grande conoscenza anche dell'Avellino. Salvatore, anche qui tu nelle Marche per assistere alle Final Four, si sfidano Avellino e Padova, due formazioni forti arrivate insieme. Ma io direi la verità, sono arrivato da Napoli mezz'oretta fa, no, all'una e mezza, poi ho preso la macchina e siamo venuti qua perché mio figlio che è agente ha un giocatore nel Cesena che giocheranno alle 8 a Fermo e un giocatore nel Padova, Pedron, e poi c'è so che è responsabile dell'Avellino, il settore giovanile Nando de Napoli. Spero di vederlo, sì. Gliel'ho detto che sarei venuto a vedere la partita, mi fa piacere. Tanto se lo merita, un ragazzo straordinario. Sei sempre legato all'Avellino, Salvatore? Sono sempre legato alla campagna in generale, sono stato bene 7 mesi lì. E poi io sono andato a casa perché io sono stato benissimo ad Avellino, magari Serie B non era il mio campionato, perciò l'anno dopo ho smesso e sono andato a giocare con i miei amici, infatti sono stato veramente bene e ho curato molte amicizie che ho ancora tuttora. Facciamone in bocca al lupo per il prossimo campionato e in bocca al lupo anche ai ragazzi di Mister Fabbro. Ah, assolutamente, soprattutto li faccio a Nando, che ci tiene tantissimo, è un bel traguardo e spero veramente che possa portare a termine questa impresa. Un abbraccio enorme a Nando, che gli voglio un bene perché è una persona spettacolare, buona dentro.